un progetto sulle aree verdi pubbliche di Napoli che vede protagonisti giovani tra 16 e 35 anni. Si chiama Gardenet e a partire dai quartieri di Ponticelli, Scampia e Avvocata promuove una rete di giardini condivisi in cui gruppi di ragazzi con il supporto di istituzioni, enti e associazioni collaborano per rendere questi luoghi occasione di incontro e condivisione di nuove esperienze e attività. È un punto di inizio e di partenza fondamentale per individuare le aree verdi della città di Napoli come straordinaria risorsa non soltanto di cura e condivisione ma anche di sviluppo, di attività che possano essere motivo di occupazione per i ragazzi. Penso e immaginiamo l'installazione e la creazione delle bauaria nei quartieri della nostra città e quindi cinofili che per esempio possono lavorare come dog sitter, ma anche luoghi che possono diventare punti di riferimento per le mamme, aree giochi per i bambini, ma soprattutto rendere la nostra città al centro di un progetto che vede tutti i quartieri ed è per questo che Gardenet parte in tre aree per noi importanti e significative: il Parco dei Ventaglieri, Scampia e la villa del quartiere di Ponticelli. L'obiettivo era quello di far sperimentare ai giovani attività che fossero direttamente collegate a quelle che sono le emergenze, le esigenze che ogni città ha, quindi in questo caso a Napoli si è lavorato sugli spazi verdi, in altri si è lavorato su altri spazi come ad esempio i mercati oppure sui progetti di mobilità. L'iniziativa finanziata dal programma Meet Young Cities e che vede come capofila l'assessorato alle politiche giovanili del comune nasce da un'idea di Simona Panaro e Federica Russillo dell'associazione Agritettura 2.0 e dalle esperienze locali esistenti sta organizzando sul territorio laboratori, seminari, corsi ed eventi che coinvolgono i giovani e le comunità per il miglioramento delle aree verdi pubbliche. Tutti quindi collaborano con i cittadini e con i giovani per provare ad immaginare nuovi modelli gestionali innovativi per le aree verdi pubbliche e per provare a costruire una rete tematica sul verde in città.